Questa piazza era dove veniva a giocare Marco e oggi la vedo così piena di gente, di tifosi. E voglio dire una cosa ai tifosi: grazie a voi mi avete dato la forza di andare avanti a cercare la verità e fra poco ci riusciremo. Grazie a tutti. Quando si toglieva la bandana, saliva sui pedali e scattava con una leggerezza e un'agilità impressionanti, lasciando gli avversari attoniti e incapaci di reagire, il pubblico che si assepava sulle strade e i milioni di spettatori incollati davanti al teleschermo impazzivano letteralmente di gioia. Io facevo l'università in quegli anni e il ponte di via Stalingrado, Bologna, per chi lo conosce, penso sia uno dei più brutti ponti che io abbia mai visto in vita mia, si trasformava nei miei rientri a casa in bicicletta nel Pordoi. E le case di Bologna, a fianco del ponte di via Stalingrado, diventavano le Alpi. Questo era l'effetto che Marco faceva in noi. 10 anni fa ho avuto la fortuna di vincere questo concorso, l'ho fatto col cuore, sono contenta quindi di poterlo condividere con tutti voi e soprattutto con la famiglia. Grazie. Questo mi dà una carica in più, per andare avanti a cercare quello che voglio io e quello che vogliono i tifosi, credo. Anche dopo 10 anni faticosi. Ma ormai ci siamo, siamo a buon punto. Io ho fatto 3-4 anni da dilettante, si andava via assieme ed inverno quando era a casa, lì quando abitava nella sua casa, andavamo via con la sua fidanzata assieme, su lì a Sugliano, così. È sempre stato un ragazzo in gamba, l'ho conosciuto da allievo, da esordiente. È sempre andato forte. Una figura che per Cesenatico rappresenta qualcosa. Io fra l'altro non sono proprio di Cesenatico, vengo da Milano e quindi mi è sembrato giusto, oltre che essere andata al cimitero a farle visita, essere anche presente a questa manifestazione. Quando seppe la notizia, cosa ha provato? Dispiacere tanto. Ero in nazionale di triathlon. Ero a Roma per questioni sportive in albergo, ho visto la notizia in televisione, sono stato molto, molto triste ovviamente. Qualche allenamento l'avevo fatto con lui, era una persona che stimavo molto. E San Valentino mi ricorda lui. Non potevamo mancare, siamo sportivi, abbiamo la bicicletta, abbiamo Marco, eravamo anche amici, lo conoscevamo. D'Ancona. Come mai oggi per voi è importante essere qui? Allora, per noi è importante. Per mio marito ancora di più. E il mito purtroppo è una persona unica e non sarà ripetibile. E così ci sono partito apposta per venire qua. Che aspettavo il babbo, che volevo ringraziarlo per la lettera che ha fatto l'altro giorno, che mi ha fatto piangere. Perché io sono amico di famiglia. 10 anni fa quando ha saputo la notizia cosa ha provato? Ero qui al centro, eravamo nella festa di questa sera. Feste cose, ci è venuta la notizia verso le 10:30 di questo, e la festa è finita, è andata a monte. Ravenna. Come mai qui oggi, insomma, perché è importante essere qui? È importante prescindere.